Bene, in questo video vediamo invece come fare l'upload dei kit. I kit sono, per chi non lo sapesse, quei particolari oggetti che si mettono nel mondo e che sono nel World Editor. Per poter fare l'upload dei kit, tra l'altro nei kit ci sono ad esempio quelli del Campfire Kit o altri, e bisogna usare la stessa tecnica con cui si installano i mondi, cioè attraverso quel plugin per Unity che si chiama, che abbiamo installato l'altra volta. Quindi la prima cosa da farsi in realtà è andarsi a creare un kit, quindi dobbiamo andare nel nostro canale Altspace normale, no? Dove abbiamo tutte le nostre cose. E qui tra le tante cose che possiamo fare dovrebbe esserci anche la possibilità di creare un kit. Ok, allora il problema qua era dovuto al fatto che dobbiamo andare dentro altr.com kits, account altr.com kits, perché nel menu principale, per qualche motivo che non mi è chiarissimo, i kits non compaiono. Bene, non li troviamo. Quindi dobbiamo scrivere qui kits e a questo punto abbiamo dei kits e se clicchiamo sul kits possiamo, in questo caso l'avevo appena fatto, cancelliamo il mio kit precedente, ne creiamo uno nuovo, adesso qui facciamo video tutorial kit, descrizione, eccetera, create kit. Ok? Quindi a questo punto abbiamo il kit e con questo kit fatto andiamo poi in Unity e in Unity dobbiamo, vedete questo primo Unity, io qui ho costruito un cubo già, c'ho il mio plugin Space, che come vedete c'è anche il kit e quando abbiamo il kit preparato possiamo andare a fare load kits, quindi load kits mi fa vedere tutti quelli che sono i kit che io ho creato e c'ho il video tutorial kit che faccio select, quindi l'abbiamo selezionato e a questo punto questo cubo, per essere sicuro che sia veramente lui, andiamo a prendere un'immagine e l'immagine, mettiamo questa immagine qua che avevamo prima, test 1, vedete questa, e questa immagine la svuotiamo sul cubo. E in questo modo possiamo vedere se effettivamente ci sta portando il cubo dentro Altr, che sia proprio questo cubo, no? Quindi salviamo, pacchio, e poi a questo punto siamo posizionati su questo, quindi il cubo, ecco, quello che mi sembra di capire è che questo cubo deve diventare un semifabbricato. Un prefab e quindi per avere un prefab bisogna spostarlo prima qua e quindi nel momento in cui l'abbiamo spostato è diventato, vedete, di colore blu. Quindi a questo punto dobbiamo dirgli, credo, il nome. Adesso vediamo, prima l'ho provato a fare, qui c'è un prefisso e il prefisso dovrebbe essere, potrebbe essere cube 1 ad esempio, quindi questo l'abbiamo chiamato cube 1 e qui nel kit folder name gli mettiamo cube e kit asset name facciamo cube 1. Ah sì, perché il kit contiene diversi sottoinsiemi, dobbiamo dare il nome del kit e poi il nome del nostro oggetto. Vediamo un po' se così funziona. E quindi per vedere se così funziona basta fare, ah sì, bisogna fare load kit prefab directories, quindi lui facendo così, ah sì, no, kit asset name, test folder, eccetera, gli facciamo build and upload. Quindi se va tutto bene. Ok, dovrebbe avere salvato, dovrebbe stare facendo questo lavoro di zippaggio di tutte le cose che abbiamo fatto. Ok,
Ok, quindi ci impiega e fa tutto questo mestiere. E a questo punto direi che ha fatto un upload. E l'upload, per vedere se è andato a buon fine, lo dobbiamo andare a vedere qua su i kits. Quindi facciamo mine di nuovo. Qui abbiamo video tutorial kit, che è quello che abbiamo fatto adesso. E vediamo se, eh sì, ci ha messo della roba. Quindi abbiamo 0,1 megabyte di roba. E poi dentro l'artifacts ha messo tutte le cose che avevamo. Quindi perché ha messo questa e non il cubo che abbiamo fatto? Non mi è chiarissimo. Cube test. Abbiamo detto cube test da qualche parte? No. Forse perché prefabs test folder, eccolo qua. Messo questo. Ah, forse perché vuole il prefabbricato qua dentro. In tal caso, test folder, se abbiamo questo, print test, basterebbe prendere questo e scaricarlo qua dentro. Questo avrebbe senso. Quindi gli mettiamo l'original prefab qua, quindi abbiamo questo cubo qua messo qua, e qui proviamo a riprodurre, quindi facciamo di nuovo un build and upload, quindi dovrebbe ripetere questa cosa col cube 1, quindi probabilmente lui va a prendere tutto ciò che c'è sotto prefabs. Ok, andiamo di nuovo nel nostro qui dove c'erano gli artifacts e qui c'è il cube 1. Il cube 1 ed è un prefab che dovremmo essere in grado adesso di rizzare nel mondo. Adesso vedremo meglio tra poco come. Ok, eccoci dentro Artspace, quindi adesso faccio vedere, siamo in un ambito, in una mia sandbox, dove faccio i miei esperimenti, e qua io vado in World Editor, e vado, come vedete, dunque, qui abbiamo tutte le varie cose, basics, eccetera, qui ci sono i kits standard suoi, ma i miei, mine, sono questi, e dentro Kits abbiamo, vedete, video tutorial. Video tutorial, dentro ci sono queste cose, quindi alcune cose che ci hanno dato in Altspace, ma soprattutto abbiamo questo Cube 1, che vedete che rezza questo oggetto, che tra l'altro adesso lo... Perfetto, e questo cubo vedete che possiamo ingrandirlo. Adesso non si ruota perché questo cubo 1 è bloccato, no, non è bloccato, ma c'è la lock rotation, giustamente. Adesso possiamo girarcelo e vedercelo con calma e tranquillità. E quindi vedete che abbiamo l'immagine che avevamo scritto. E questo oggetto è un oggetto fatto in Unity, portato dentro come con il nostro kit ed è entrato in maniera direi abbastanza tranquilla. Quindi questo è tutto per questo video.